Sì. Dimmi tu quando posso partire. Sì, un attimo. Posso partire? Visto, siete riusciti a vincere una bella partita, una partita che con la Serie C forse c'entra poco. E siete riusciti a vincere sfruttando le vostre capacità di esperienza, di cinismo, di buon gioco, con gli ottimi giocatori che avete davanti soprattutto. Ma direi intanto grazie, no? È stata una bella partita, al di là chi ha vinto, chi ha perso, sono due squadre che non appartengono secondo me a questa categoria. Siamo stati ordinati, che era la cosa che io chiedevo, un ordine tattico senza concedere molto alla squadra avversaria, perché sapevamo che i ruoli triangoli, i rettangoli ci potevano mettere in difficoltà, li abbiamo chiusi e siamo ripartiti come sappiamo. Ecco, io credo che il gol nel primo minuto ci ha un po' l'abbiamo preso, ma non ci ha penalizzato mentalmente. Chiaramente il vento ha condizionato sia noi che loro, questo è fuori dubbio, però io credo che sono squadre che possono dire la loro in futuro, ecco, sicuramente. Mister, lei secondo me ha giocato in 12 perché lei praticamente ha passato quasi tutta la partita a rimproverare o a chiedere comunque se cioè, è fuori anche dall'area tecnica. Ah sì, ma io sono abituato a uscire molto. No, dopo la mia domanda era... Prego. Forse il Catanzaro ha giocato... troppo col Fioretto, il Catania ci ha messo più la, magari è stato un po' più duro e ha cercato di più la vittoria contro una squadra che è troppo leziosa. Ma non direi leziosa, una squadra che sa giocare a calcio, e mettiamo questo. Io ho molto rispetto del Catanzaro e quando l'ho affrontato oggi sapevo benissimo quali erano le loro difficoltà e le loro certezze. Ho cercato di limitare le loro certezze e metterli in difficoltà. E lì devo dire grazie ai giocatori che mi hanno aiutato. È chiaro che le qualità poi sopravvalgono a quello che tutti noi pensiamo di fare. Però sono due squadre, onestamente, che, come ha detto prima il suo collega, sono due squadre che oggi, onestamente, hanno fatto una grandissima partita. Le chiedo, lei ha parlato a lungo in questi giorni di autostima, di compattezza, di ricerca del dialogo tra nelle varie fasi di gioco delle parti, no? Oggi credo che praticamente i giocatori hanno risposto forse al meglio, una partita difficile, la prima delle tre. Ecco, quanto cresce l'autostima in vista di una partita in casa dove stabile? E poi le chiedo anche delle scelte, la seconda domanda, praticamente, perché aveva tanti assenti, forse troppi, tra squalifiche e per la prima volta ha fatto giocare un ragazzo esperto che non ha mai giocato in questa campionata. Beh, è chiaro che io valuto, io ho lavorato sulla testa, ma ho lavorato anche sul gioco, ognuno di noi ha un suo modo di pensare, di giocare. Io non vedevo l'ora di schierare una squadra con i 3-5-2 che poi diventa 4 in zona di campo, che poi diventa a 3 in fase offensiva, e questo devo dire grazie anche a Marchese che ha una grossa esperienza. L'ho visto bene durante la settimana, ho visto che ha voglia, la sua esperienza ha trasmesso anche a tutti il gruppo. Le scelte sono dovute a quello che vedo sul un attimino, ho studiato tra virgolette, io conosco Auteri come gioca, sapevo le difficoltà che potevamo avere, ma avevo anche la possibilità di sfruttare le qualità dei miei giocatori, che sono c'è Califa che ha qualità di corsa, se era oggi un po' più freddo potevamo fare il 3-1, a me quella bellezza era più importante far gol anziché il pallonetto, andare più avanti, e questo si deve migliorare. Ma quello che mi è piaciuto oggi dalla squadra che sia stata un'iniezione di autostima e di ordine tra i reparti. Poi quando sei ordinato tra i reparti la palla gira di più e gli avversari fanno fatica a prenderti, ecco. Velocemente, probabilmente non l'hanno dato perché hanno concentrato sulla partita, ma sono arrivati i tifosi, sono credibilitati, sono rimasti un quarto d'ora, 20 minuti e poi sono andati via. I nostri tifosi? E io non l'ho visto. Ma
Io volevo raccontare che abbiamo visto dall'alto, sembra qualcosa in quel momento un po' brutto da questo punto di vista. Ma forse questa vittoria sì. Può aiutare? Ma le vittorie aiutano tutti. Io sono stato preso per cercare di ottenere il massimo. Sai benissimo che quando si vince diventa tutto più facile, quando si perde diventa tutto un po' più scuro, no? Ma l'oscurità delle volte c'è sempre il sole, no? In un tunnel, no? Senza luce, prima o poi si accenderanno le luci. E con la capacità, con la volontà che hanno questi ragazzi e poi anche con un po' di attenzione, sono convinto che possiamo far bene. Sì, il grave atteggiamento mentale, dell'autostima ritrovata sicuramente, però io ho visto anche un Catania che tatticamente ha saputo interpretare la partita anche in diverse lei ha cambiato spesso in corsa, cioè pur sembrava una partita a scatto. Sì. E non ha fatto sempre bene, e quindi forse può contare anche non soltanto sulla personalità, la qualità, ma anche sulla capacità dei giocatori di dare una mano sui diversi. Sì. Sì, giusto, la capacità di un allenatore, della mia esperienza, perché io credo che il sapere stare sul campo, il sapere fare meno corsa, perché sembra che oggi noi tante partite la squadra nostra si apriva un attimino, concedeva un po' troppo spazi, noi con la qualità che abbiamo, tra virgolette, e con dei giocatori possiamo limitare quelle qualità che non ci sono, no? Le qualità di interpretare bene la gara, di leggere subito la gara, e là poi ci sono io che devo, e lì l'arbitro mi ha rimproverato tante volte, perché sono uscito molto, perché volevo un po' più di giocate con la difesa 3, si gioca di più, si entra più dentro il campo, e credo che c'è tempo per migliorare. Bene, grazie. Sì, l'ultima Simone. Certo, Simone Giocato da Tigre. Ieri nella conferenza stampa prepartita aveva detto che cercava compattezza, abbiamo già parlato, volevo sapere se era totalmente soddisfatto di questo e poi dimostrato in un giorno che il Catania può giocare con 3-5-2, che sembrava impossibile, che sa giocare in contropiede. Ma direi non di contropiede, direi di ripartenze, direi di sfruttare anche le qualità dei giocatori che abbiamo. Io non mi permetto, sono arrivato da 10 giorni, cerco di mettere la mia esperienza e aiutarle loro. Sono convinto che questa è una squadra che al di là dei numeri, se li metti bene sul campo, sono convinto che possono rendere molto, ma molto di più. Grazie, buonasera a tutti.